Benvenuti a tutti in un nuovo video dell'FTP Infinity. Oggi in questo video dovevamo fare la... come si chiama? Allora, deve produrre lo steam, quindi come si chiamerà? Boiler, ecco, non mi veniva in mente. Boiler. Lo steam boiler. Dobbiamo fare il solid, ovvio. Quindi ci serviranno 9 fire charge. Vabbè, dopo ci faccio i conti. Dovrei avere da qualche parte i brick. Brick. No, 2. Ah, cavolo. Cuciamo uno stack. Anzi, facciamo la cosa giusta, va. 7x9. Anche meno 2. 61 devo cuocere, non so. Ok. Quindi nel frattempo noi facciamo le fire charge, che si fanno base powder, gunpowder, carbone. Usiamo la carbonella noi. Quindi vola a terra. Devo potenziarmi il jetpack alla massima potenza, almeno posso correre un sacco. Però vabbè, il tier 5 ci aspetterà, perché ora che lo facciamo è tier 3, tier 4, tier 5. Manca il tier 5. Come si fa il tier 5? Simpli. Patate. Cioè, volendo ci possiamo fare questa armatura. Non mi sembra tanto complesso. Aia, i diamanti sono. Parliamone di tanto complesso. Allora, quindi questa. Gunpowder. Quante fire charge abbiamo già? Dire. Una. Meglio di niente. Quindi charco. Non ne ho qua. Charcoal. Niente. Charcoal. Niente. Carbon, vai. Del tipo, avevamo detto che le facevamo con la carbonella. Già. Boiler. Non lo devo dimenticare, se non lo dimentico. Sono un genio. Quindi, vediamo se ho cotto tutti i brick. Andiamo a craftare tutto. Questo qua. Perché devo avere i creeper che mi seguono? Sopra casa, poi tra l'altro. Allora, così. E le mie moto. Dov'è l'altro brick? Ci mancano fornace. Vediamo se già ce l'ho. No. E devo fare un po'. E devo fare un po'. Però ora ne facciamo però una sola. Devo fare che con i compressed si ne facevano tanti quanti. No, perché sono 9. Allora, quindi. Questo lo faccio. 1, 2, 3. Io attiviamo la torcia qua sopra perché non mi fido. Deve essere altro almeno 2. Noi abbiamo fatto un macello di steel, quindi utilizzeremo quello. Dobbiamo fare però steel plate. Vabbè, boiler. Guardiamo da qua. Dobbiamo fare la rolling machine. Come si fa la rolling machine? Non mi ricordo.
Ok, semplice. Quattro pistoni, quattro di iron. Vabbè, dai, tanto iron. E una crafting table. Crafting table? Ma io non avevo fatto una crafting table in più. Ok. Più che altro perché la crafting table dà un botto di ricerche nella... No, mettiamo di qua. Questa qua. E andiamo a prendere i blocchi di steel. Che avevo fatto i blocchi degli immersi, però diventeranno della railcraft, appunto. Allora, vediamo boiler. Quante ne saranno per fare uno? Boiler. Due ne fanno uno, quindi ne devo fare 9. Bastano loro così. No, ma è tutto calcolato. Allora, tutto calcolato. Andiamo a fare l'impianto dell'acqua. Pipe. Pipe, pipe. E io farei in modo che tu non arrivi fin qua. Tu non arrivi fin qua. Ok. Perché devo sentire i creeper che passeggiano allegramente? Tanto capisco che sono i creeper perché fanno i passettini. Sennò farebbero casino. Gli unici che fanno i passettini senza far casino. Allora, quindi bam bam, 1 2 3, 1 2 3, 1 2. Andiamo a prendere anche gli altri. Qua ho bisogno di lava, quindi farò presto un lava generator. Craft anche questo qua. Ok. Sì, più o meno dovrebbero mancarne altre 5 file. Qua io per portarci la carbonella farei un modo strano. Qua aspettiamo che si riempie perché... Sembra poca quanto ne entra. Allora, dobbiamo fare il B-space. B-space. Giabba. I tappi qua entrano in casa. Guardate. Questo. Dobbiamo fare la pughia di oro. Chiamo. È sempre simpaticone. Wood. Allora, stick. Aspiti. Vai. Allora, altra wood. Al contrario. Dovrebbero mettere cose che inverte questi blocchi così, perché tutti si sbagliano su queste cose. E non dite di no, non ci credo, non ci voglio mai. Allora, iron, 1, 2, 3, 4, 8. L'avevo presi giusti. Ok, quindi tutti togli. Qua dentro ci dovrebbero essere dei barrel. Barrel. Dove ho messo? Eccolo qua.
Allora, andiamo a fare l'Ender Chest Vanilla. Questo perché? Perché ci bastano quelle. Facendo così e mettendoci l'Ender perché non abbiamo qua, giusto? No, l'ho appena portato di là, adesso non viene. Questo rumore. C'ho paura di dove mi porta sto portale, vabbè. E qua non avevo. Allora, questo lo piazziamo qua. E questo ce lo piazziamo in casa, perché non credo che qualcosa mi riesca ad arrivare da là sopra. Che cacchio sei, Superman? Nice. Quindi. Ehi, hey, Offender. Occhi dell'offenditore. B-Space. Sono due. Quattro pistoni e via. Dispensa upgrade. Questo ci serve un'altra ender pearl, andiamola a prendere. Troppo bello sto qua. Ci abbiamo ancora il Wisp. Che belli. Allora, togli lo steel che non ci serve più. Dacci l'iron che ci serve sempre. Ah, ecco questo qua. Andiamola di fianco e potenziamo i due barrel. Mangiamo. Allora, tu qua. Tu sei già upgradato, ok. Dimmelo prima. B-space, B-space. Oh, dammi. Ah, devo mettergli uno step cap, cosa upgrade. Non ti spaccare, non ti spaccare. Non gli sticker. Questo qua. Mi sono dimenticato che uno l'ho fatto l'altro. Devono essere identici, avere gli stessi potenziamenti, se no non vanno. Ma ti devi mettere così. Così. Vediamo se si è perso. Eccolo qua. Sapete che faccio? Crasherò, eh. E vabbè. Sì, questa no. Questa è mia. Facciamo così, dovrebbe finire. Via qua. Togliamo tutti sti di sta carbonella e vabbè, ce la faremo prima o poi. Devono essere due barre vuote, mi sa. Ah.
Ok. Vediamo queste cacchio di barak. Quanto contengono? Che c'è l'upgrade. Quindi, dov'è? Zacchetta. Andiamo. Lo butto dentro la sacchetta perché almeno non mi rallenta. Quindi riprendiamolo. Prendiamo anche un item. Potrei fare anche un altro upgrade, solamente che lo dovrei fare anche all'altro, non serve all'altro. Uno gli va bene, va bene. Ok. Questo qua. Mettiamo insert. Tu vai qua. E buchiamo sotto. Perché se no non riesco a mettergli extra. Extra. Vai. Quindi, ora sappiamo cosa farci con tutta questa carbonella. L'unica cosa che adesso ci rimane da trovare è come mandare tutta la corrente e tutta la casa. Che bello. E come utilizzarla? Ma basta solo mandarla. Quindi ora chiudiamo qua anche con questo, tanto adesso vi faccio vedere una bellissima wand che è totalmente inutile secondo me, però fa il suo lavoro. Rod of the Mountain Core, vai. Fa il suo lavoro se c'ho il mana. Siccome non ho mana, non fa una mazza. Ah, togliamo tutte le cose. Ok, sono già più libero. Dov'è il mana tablet? Il mana tablet dovrebbe essere qua. Mana. Ma no, che dico? Sta qua. Eccolo qua appunto. Allora. Voilà. Fatto. Che io metto la calore, dai. A posto, adesso posso farmi una strada di concrete. In una maniera molto più rapida. Allora. Nice. Quindi dobbiamo solo aspettare che arriva a 100 gradi e attiveremo la nostra turbina. Noi piazziamo un paio di batterie. Facciamo così giusto perché ci sta simpatico. Ci mettiamo in questo cavettino qua. Extract. Insert. Per ora, perché questo qua è il cavo più scarso che abbiamo. In realtà dovremmo fare quello là un po' più potente, però non posso. Non possiamo. Così. Non do it. 200 ml bucket. Questo ne trasferisce 50, che cacchio. Questo non lo posso fare, sicuro. Questo lo posso fare, ma non lo voglio fare. Quindi fluiduct.
Lux Plated? What? Semilaminar? Semilaminar mi sa che lo posso anche fare. Bronzo? Hardened Glass? Io faccio semilaminar. Che cacchio. Allora, è bronzo. Bronzo ce l'abbiamo. Lead e Pulverized Obsidian che l'andiamo a fare subito. Allora, servono 4 o 1? Nel frattempo noi facciamo quel che servo. Allora, servo. Allora, questo trasferisce 150, 100, Reinforced Servo, Electrum, Redstone, Laminar Glass, Hardened Glass, ok. Quindi, Redstone, Electrum, non ce l'ho. Allomium Brass, non ce l'ho. Ok, quindi ci mettiamo qua e cosa mi serviva per il servo? Servo 2 Iron Nugget, che tra l'altro dovrei anche avere, appunto. Vai. Bravo. Ora per fare i laminar. Abbiamo bisogno di Invar, che ne ho tanto. Più di quanto ho iron, sicuro. Davvero? Così poco? Pensavo di più. Laminar. Per ora me ne basta uno. Questo ha già raggiunto i 100. Vada. Procida. Bam. Perché non produce RF? Sta muovendo. Allora, facciamolo andare più velocemente. Exhaust. Qua problemi d'acqua. Perché se metto qualcosa per far rientrare l'acqua qua dentro, non mi serve l'acqua. Attacca. Perché non produce energia? Mi sa che ho cannato qualcosa. Turbine power port. Che mi produce?
C'è qualcosa che non quadra. Cos'è? Tutto giusto? Qua ci va qualcosa al centro? Non è che ho messo il rotor bearing al contrario? No, perché sto spaccando qua al centro? Fammi spaccare i lati. E che di giro ne sono? No. Quindi se la faccio ripartire adesso. No, perché non produce? Non so. Deve essere da entrambe le parti? Perché scompare? Mi vedrò qualche video per capire perché non parte. Non comprendo proprio. Non ne ho motivo, dovrebbe partire. Cacchio. Tutto giusto. Che manca? Due rotor bearing servono? Non mi sembra che l'avevo piazzato una volta. Boh, niente. Per questo video è tutto. Alla prossima, ciao ciao!